Due dati, vediamo se li sapevate. Altezza? 110. 108,6, vince lui. Quando è stato inaugurato? Grazie. Scusa, leggere. Quando è stato inaugurato? C'è scritto lì. 1933. Ah, si chiamava 1930. Si chiamava Torre Littoria. Ah. È più alta del Duomo. Questa sì, è una cosa strana. Non è più alto del grattacielo ormai. Adesso c'è tra Pirellone e Pirellini, ci sono tutti più alti, però ai tempi non riesco a salirli. Anche perché non era solo una questione di rispetto della Madonna, e qui a Milano è pieno di falde acquifere, quindi costruire una roba che sta in piedi quando è molto alta non è una cosa così banale. Sì, comunque noi facciamo ridere i polli con i nostri 100 metri, 110, 125. Beh, bisogna vedere dove il terreno, com'è il terreno dalle altre parti. Sì. In Inghilterra è normale trovare case da alte due piani. Sì, sì. Tranne, vabbè, il centro della City, vabbè, no. In America, su una casa sotto i 10 piani Dubai, fa ridere. Dubai, cioè nel senso, sì, sono 826 metri. Sì, a Dubai usano i soldi come carta igienica. Altri dati, diciamo, si chiama Torre Littoria. Su YouTube trovate un filmato di un film, un pezzo di un film, girato quando c'era il ristorante, negli anni 50. Poi nel 72 è stata chiusa, ha fatto il restauro. Si chiamava Torre del Parco perché Torre Littoria era passato di moda. Ha fatto il restauro a Branca, per cui adesso si chiama Torre Branca per quello. Però non c'è più bar ristorante, si va su e si guarda solo in giro. Sì, infatti c'è solo da girare intorno. Sì, ma infatti... Vero. Non doveva essere molto esclusiva. 2002. Il mio era bello, mia madre ha detto che era molto bello. Sì.